Sono alla località Pozzo di Civati, da dove parte il sentiero che dovrò fare per arrivare al Corno Birone. Dopo qualche centinaio di metri sulla stradina che porta a San Pietro al Monte, segnalata come sentiero numero 10, ad un incrocio ho svoltato a destra sul sentiero 9. Ora attraverserò il torrente e poi comincerà la parte ripida dell'escursione. Tutto secco. A dopo. Non so se si capiscono le pendenze, ma è davvero molto molto ripido. Il fiato si fa corto. Dopo questo tratto bello tosto e ripido, sono qui all'intersezione col sentiero numero 7, che è questo. Ora io proseguirò su di qua. Mentre invece da quest'altra parte proseguo il numero 7 che porta a San Pietro al Monte, un sentiero che ho fatto lo scorso anno, bellissimo. Sempre sentiero numero 9, la salita si è fatta un po' più dolce, ma è pur sempre ripido. Questo è il Monte Rai. Il rifugio sec del Cornizzolo. E questo è San Pietro al Monte, dove penso di passare al ritorno per fare il giro un po' più largo, meno ripido. Dopo una breve pausa al capanno dei pastori ho ripreso ad affrontare la salita, sempre ripida, molto serpentina, quindi abbastanza fattibile, ma le forze sono gli sgoccioli.
eccomi alla selletta. A sinistra si andava al rifugio Sec, passando dal Monte Rai e sotto il lago di Como, le grigne, corni di canzo. Dopo una gran fatica lo sforzo ancora qui e poi dovrei esserci. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Comincia a far freschino, è la 1:30 e quindi mi conviene cominciare a scendere verso San Pietro al Monte. A dopo! Eccoli sotto San Pietro al Monte.
eccomi qua al capanno. Ecco lì sotto San Pietro al monte. Devo scendere ancora parecchio per poi girare a destra e arrivare all'abbazia. Adesso tutto questo pendio, poi là sotto svolto a destra. Sono arrivato da qui e adesso svolto da quest'altra parte, il sentiero risale un po' e poi si scende a San Pietro. All'abbazia, spero di trovare un po' d'acqua dalla fontanella.